Francesco, si resta con l'amaro in bocca per non salire sul podio, ma nei tuoi occhi c'è la soddisfazione di quel sogno che si è realizzato ed è andato a buon fine. Assolutamente, non posso che essere grato e riconoscente per quello che abbiamo vissuto in sti giorni, per lo spettacolo che il Calcio Amputati ha offerto al pubblico di Sassuolo e non solo, del territorio. E sono sicuro che abbia portato grande speranza nei cuori di chi ci ha seguito e speriamo anche che qualche amputato possa venire a conoscenza di questa realtà e poter vivere una seconda vita grazie a questo sport. E per il resto sì, l'amaro in bocca c'è, però anche a livello sportivo siamo comunque, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in campo, essendo consapevoli però che c'è tanto da migliorare, perché comunque questa è la competizione più alta a livello internazionale di club, quindi c'è tanto da migliorare, ma sono, ripeto, grato e riconoscente nei confronti del Sassuolo, Mapei, della Regione Vicenza e di tutte le squadre che sono venute, insomma, a giocare questa competizione. Adesso, quando ti addormenti, il sogno ha un'attacca in più. Esatto, io credo che abbia contribuito sicuramente a far fare un passo in più a questa realtà in Italia, che è nata ormai da 12 anni. Sembrano tanti, ma in realtà sono pochi, però io credo che con pazienza, con il grande lavoro dietro, invisibile, quello che non si vede, possa saltare fuori tanta bellezza. E poi ci sono 5 cerchi da conquistare. Esatto, anche quelli lì saranno da conquistare e questo non dipende da noi, dipende un po' dal comitato internazionale e anche, insomma, dall'interesse che può nascere nei confronti del Calcio Amputati, e sperando che anche a livello burocratico non ci siano troppi problemi per inserire questa disciplina all'interno delle Paralimpiadi.